Testimone Ambiente 2017 al professore Giorgio Calabrese, che mentre si avvicina con un applauso sentiamo la motivazione del premio. Sono ormai famosi gli interventi del professor Giorgio Calabrese, medico nutrizionista, in varie trasmissioni televisive, da Porta a Porta a Uno Mattina e Linea Blu, e molto diffusi presso il grosso pubblico i suoi libri sull'alimentazione, il benessere e l'importanza di un fisico equilibrato e tonico. Docente di alimentazione e nutrizione umana presso l'Università di Torino e presso l'Università del Piemonte Orientale. È presidente del Comitato Nazionale di Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute e presidente del Comitato Nazionale Alimenti di Origine Animale. È stato consulente scientifico di Expo 2015 del Comune di Torino per la gestione dietetica ed è dietologo ufficiale della Juventus. Consegna il premio Carlo Sburlati, che sta sul palco ancora una volta. I premi, ecco, stanno arrivando con le ragazze che li portano. Li mostra, c'è la bollente anche, tra i premi c'è la bollente. Eccola qua. E l'acqua forte e il brachetto. Grazie, un altro applauso e cominciamo questa breve ma intensa conversazione con il professore. Io l'altra sera ho sofferto con lei, perché vedevo Porta a Porta e quando c'è la fisionomica, la mimica facciale, no? Quando il professor Calabrese non ce la fa più a sentire questo ripeto, cambia, si deforma il viso, no? E c'era una signorina, non so, davanti, dall'altra parte, Vespa nel mezzo e arriva sotto il braccio, si diverte quando accadono queste cose. Vedete, soffriva perché quella c'era, non sono proteine, sono calorie, ma cosa sta dicendo? E svolta, non ce la fa più. Quante se ne sentono in televisione di sciocchezza? Noi siamo Mamma Rai, sei stato il mio direttore. Vabbè, sono però orgoglioso di averti avuto il direttore. Certamente una volta la televisione si diceva, l'ha detto la televisione, perché chi andava in televisione era autorevole, no? Da un certo momento in poi, giustamente, la televisione è diventata non solo il mezzo che era in tutte le case, ma anche dove tutti parlavano. Prima si guardava la televisione, era la televisione che guarda noi, perché siamo tutti lì dentro. Sì, devo dire che nel mondo soprattutto dell'alimentazione, ma non solo, anche in campo politico, anche sento, ma in quello dell'alimentazione siamo passati dalla scienza. Io faccio il medico tutti i giorni, mi occupo di trapianti, di quant'altro, cioè, per cui penso ai pazienti, invece ormai si parla di dietologia, di dietoterapia, di medicina come se fosse al bar, no? Come Juve e Toro. Sì, l'altro derby. Ecco, allora, questa cosa qua, in effetti, l'altra sera quella signora confondeva tante cose. Era, penso, una brava attrice. Ma la vedremo ancora, secondo me, in televisione. Ce la invitano apposta. Non lo so. Certamente, però, la prossima volta, prima di entrare, le darò un librettino per spiegarle cosa sono gli zuccheri, cosa sono gli amidi. E soprattutto le spiegherò che lei deve parlare più di teatro che non di cose che non conosce. Perché altrimenti non andiamo avanti. Certo. Allora, una volta mi disse il professor Calabrese che mi vede che sorseggiavo, sorsi abbondanti, un bel bicchiere di vino rosso, cioè, ma cosa stai facendo? L'acqua è per dissetarsi, il vino va gustato. In generale, allargo il discorso, bisogna volerci un po' più di bene anche a tavola, sì. Amarsi un po' di più per stare nel nostro tema. Direi, guardate, ci siamo fatti tutti l'idea che il dietologo sia quello che dice non mangiare. Quello è soltanto un hitleriano, qualcuno che ama molto un meccanismo estremo. Noi siamo molto democratici, ma soprattutto guardiamo prima al paziente e poi alla malattia. Io vedo tanti colleghi eminenti qui dentro e mi rendo conto di una cosa, che è fondamentale prima di arrivare alla malattia non arrivarci non soltanto prendendo farmaci, ma avendo uno stile di vita. Allora devi muoverti, non devi drogarti neanche lo spinello, non devi fare delle porcherie, insomma, scusatemi il termine, perché è fondamentale, perché noi dobbiamo salvaguardare la nostra salute, ma devi mangiare bene. E io sono dell'idea che ogni nazione ha una sua alimentazione, invece l'Italia ha in ogni condominio una sua alimentazione, perché noi siamo andati a finire prima il pasto regionale, poi il pasto provinciale, poi il pasto della città, poi il pasto dei borghi, siamo arrivati al condominio. Perché? Perché c'è una grande cultura, il vino, da queste parti si fa del vino fantastico, c'era prima il presidente di Brachetto e di altri vini, cioè voglio dire, dobbiamo essere estremamente chiari, il rapporto col vino è un rapporto con una sostanza, è un alimento liquido,
e io ho inventato 40 anni fa questa frase: si beve l'acqua, si gusta il vino. Te la ridissi perché avevo piacere di vederti bere del buon vino, ma non avevo piacere di vederti dissetare col vino, perché ci si disseta con l'acqua. E allora, a proposito di piacere di vedersi, un po' qualche... Allora, prova costume l'abbiamo rinviata fino a luglio. Va bene. Però al mare noi dobbiamo andarci prima o poi. Io non ti chiedo di fare come Verdone e Pozzetto 7 giorni, però un piccolo consiglio per perdere quel di più e mettersi costume senza troppa vergogna. Sì, 2 settimane. Sì, ma è facile. Basta intanto fare una cosa che è al contrario di quello che voi pensate. Uno dice, devo dimagrire e non mangio. No, dovete mangiare 5 piccoli pasti. Perché? Perché abbiamo un ormone che si chiama insulina. Farne 2 grandi, no? La sera no, E spiego il perché. Perché ogni 2 ore e mezzo, 3 ore il nostro organismo produce questa insulina per bruciare gli zuccheri, ma quando non trova quello che deve trovare produce i grassi da solo, e quindi ci si ingrassa. Quando qualcuno dice ogni tanto, magari è arrivato un po' troppo abbondante col peso, dice, ma io non mangio quasi nulla, perché ingrasso, è vero? Perché hai sbagliato nei primi 40 anni, hai mangiato tanto, hai prodotto tanta insulina, produci tanto grasso da solo. C'è niente da fare. E allora noi il discorso è che 5 piccoli pasti, ci mettiamo anche un buon bicchiere di vino, però attenzione. Non 5 bicchieri, però un bicchiere per ogni pasto, no. 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 Uno ogni 5 giorni. Ogni giorno, ma un maschio un bicchiere a pranzo e a cena, una donna magari un po' meno perché ha meno enzimi per metabolizzare. Però se noi facciamo in questo modo frutta e verdura, tra frutta e verdura 5 pasti al giorno, non togliamo la pasta. Io sono uno che difende anche... In 2 settimane cosa succede? In 2 settimane facendo in questo modo, siccome si perdono anche dei liquidi, perdi 1 litro, 1,5 litri di acqua, che è 1 chilo, 1,5 chilo, e ne perdi altro litro, quindi sì, è altro chilo, quindi vai tra i 2 e 3 chili. E per festeggiare 2 chili meno si va a cena? No. Per festeggiare... No, si guardano, si fanno le foto ai piatti e si guardano come quando uno si è sposato. Guarda com'era questo piatto, guarda come deve essere gustoso quest'altro. Vabbè, finiamo con una battuta. Allora, tutti abbiamo visto quella partita a Cardiff, no? Sapevo io. Abbiamo sentito la voce fuori campo, dietologo ufficiale della Juventus. Allora, Ronaldo quella sera si è mangiato l'argento vivo. Ma ai nostri che gli hai dato da mangiare? O da, a noi gli hai dato da mangiare? Ecco, quella sera? Io non è nell'uno e nell'altro, perché noi pensiamo sempre di avere la macchina che funziona. Se è l'autista che sappia guidare, ma se poi nella strada incontri qualche altro che ti taglia la strada o è più capace di te di superarti, questo è successo, e noi sportivamente diciamo era il Real Madrid, cioè ci sarebbe dispiaciuto se fosse stato il Torino, ma se è il Real Madrid lo accettiamo. Dai, va bene così. Complimenti, grazie professore, grazie.